giorno di cocaina pura passano nelle fogne di Milano, cioè quella che non viene assimilata da chi ne fa utilizzo. Quindi questo pop cosa fa? La mente la raccoglie, poi la filtra, la ripulisce e la rimette poi in circolazione con un nome molto divertente che è Little Virgin. La Madonnina sarebbe, lei lo chiama Little Virgin. La piccola Virgin. Un giorno d'estate, a causa di un terribile temporale, una bufera, una gru casca addosso a questo deposito dove Pop teneva le tonnellate di Little Virgin ancora da ripulire, e tutta questa cocaina viene sparata nell'aria e Milano va fuori di testa. Questa è la situazione. Niente di impegnativo, solo così leggero, una città di 5-6 milioni di persone che non, ma nel libro poi chi lo legge scoprirà che non solo per questo motivo ma per tanti altri motivi si slatentizza la follia che c'è nelle persone che abitano nelle città. Ma noi abbiamo preso spunto da fatti reali. Ricordate il nero che esce col piccone e piccona la gente per strada? Ecco, questi sono delitti di impeto, e qui ho uno degli ispiratori del romanzo che è il colonnello Biagio, che è seduto qua di fronte, che mi ha dato alcuni consigli. È un colonnello dei carabinieri, vero? Di quelli però che hanno... De Leo, sei tu? No. E poi, diciamo che una parte io dovevo ispirarmi a qualcuno, quindi ogni tanto lo immaginavo. E poi vorrei anche nominare Bruna Pedemonte, che è questa signora gentile, e che in primi tempi mi ha fatto, e anche in secondo e terzo tempo mi ha fatto da editore, mi diceva: guarda che qua sei prolisso, stai attento che qua sei un po' retorico, cambia questa frase, questa cosa non va bene. Ha fatto il lavoro di un editor, però con una passione sfrenata, e mi ha aiutato molto, quindi grazie. Quindi è una catena di... Sì, perché io da solo dove vado? E dove ti mandano soprattutto? Allora, quindi crollano tutti i freni di Vittorio, Milano va fuori di testa completamente, si mette di mezzo anche il web che con l'hashtag Milano Pista diffonde le immagini di questa follia collettiva. E qui parte la storia che vede due protagonisti, Vladi e Lola, magari racconta di questi due. Sì, allora... Lola è una ragazza sui 17 anni, forte, proprio forte, e si trova per caso invischiata appunto nella follia che esplode a Milano, e si trova girando un angolo ad abbracciare questo ragazzino che è il secondo protagonista, Vladi, e questo ragazzino l'abbraccia e lei in qualche modo se ne prende carico, e da lì in poi questa ragazza cercherà di portare questo ragazzino senza madre, poi chi leggerà il libro si scoprirà anche il perché, cercherà di portarlo in salvo, e dove vanno, la prima idea, dai carabinieri, e quindi lì incontreranno poi insieme il terzo protagonista del romanzo, che è appunto il capitano dei carabinieri. E Vladi è un ragazzino che appunto ha perso la madre, e vede in Lola un po', e vede in Lola e nel capitano dei carabinieri un po' una famiglia ritrovata. E infatti nel libro poi si creerà proprio questa specie di sodalizio tra questi personaggi, che creeranno una famiglia non di sangue ma di eredenti. Esatto, si troveranno ad essere quasi una famiglia. Ecco, poi leggendo il libro, la cosa pazzesca è che tu, vabbè, parte da questo spunto surreale, poi in realtà se tu lo leggi ritrovi molte cose della realtà che vivi tutti i giorni, che senti, che ascolti, ragazzi tagliati, messi nelle valigie, questo pazzo che arriva a baciare e spara, quindi non è molto distante dalla realtà. Ogni tanto però poi, essendo comico, ci sono parole di saggezza che sono sparate qui e lì, perché questa follia contagia tutti e confonde le carte, però illumina anche moltissimo la realtà. A un certo punto c'è una cosa che mi ha fatto molto ridere, che me la sono buttata, dove tu dici, no, il colonnello, il commissario dice, i ricchi sono stronzi ma i poveri sono teste di cazzo. Boh, secondo me è una verità assoluta. Sì, lo spiega una specie di catarella, cioè un sottoposto, dice: guarda,
Vieni qua. Allora, che i ricchi sono stronzi, lo sai che tutto quanto era comunisti, che cosa. Ecco, però i poveri sono delle teste di cazzo. Ed è un po' una profonda verità che dà fastidio, perché pensare ai poveri, questo, però c'è davvero, cioè riusciamo nel nostro, a dare il nostro meglio sia che siamo ricchi sia che siamo poveri. Non è detto che chi è povero è così migliore dei ricchi, è diverso. Comunque, la storia parte con un talk show, che è un nuovo format, che è bellissimo anche questo, che mescola disgrazie a prove di cucina, che è la follia di Tosco proprio messa. C'è tanto dell'aver visitato gli studi televisivi e aver visto la follia che imperdi dentro. Tanto guardiamo tutti gli occhiali che ha, che sono da donna con i brillantini. Va bene, li canta. ma tu puoi metterti gli occhiali da donna con i brillantini? Ma io quando li compro sono chiusi così, i brillantini non li vedo, sono quelli da 11 euro. Siccome li perdo, li ho a casa 60. Sì, ma sono quasi tutti da donna, vero? Sì, quasi tutti da donna, perché comunque ripeto, la donna è... Cioè, quelli a mano palla, io non posso guardare, mi viene... Allora, insomma, in questo talk show meraviglioso, gli ospiti sono la signora Malvina, poi processata col sospetto che sia stata lei a uccidere suo figlio a mestolate, ma assolta per insufficienza di prove. E qua qualche cosa ce la ricorda questa povera Malvina. Poi c'è la moglie di un marinaio che ha fatto naufragio ma si è salvato. E si lamenta che lo Stato comunque non l'ha aiutato. E tutti dicono, ma si è salvato, non importa. Comunque lo Stato è bastardo, perché non... Ma se non è morto, non è successo niente. Io poi ho dovuto tagliare dei pezzi del romanzo, che se qualcuno oramai mi scriverà in privata sede, ma lì c'era un lungo dialogo che non è riportato, questo è lungo, lo tolgo. Ma discutevano a lungo tra questa donna che sosteneva di aver subito un'ingiustizia dallo Stato perché non è arrivato i soccorsi in tempo, e diceva sì, ma suo marito si è salvato, non l'ho preso. Ma non solo, non basta, c'è anche un meraviglioso transgender dove tu dici incerto, che prima si è fatto togliere il pene e mettere la vagina, poi si è fatto rimettere il pene, poi si è fatto togliere tutto e adesso è in attesa di chiarire. Insomma, il parterre di Barbara D'Urso. E niente, insomma, parte in un luogo che è la televisione, perché avete scelto proprio la televisione? Io... Lo posso dire io? Assolutamente. Mi sento più chiamato in cazzo. Sì. Io credo, ma al di fuori del romanzo, che dentro gli studi televisivi ci sia la concentrazione di dementi più alta che di qualsiasi altro posto. Vi faccio una domanda. Se uno di voi avesse un figlio di un anno e per un improvviso impedimento dovesse lasciarlo a qualcuno, lo lascerebbe a uno a caso del pubblico di uomini e donne? questo metodo di giudizio vi fa aprire gli occhi sulla follia che c'è nel pubblico, in chi inventa i programmi, in chi li fa, è una concentrazione. Io che lavoro con lui da tanto tempo, non gli chiedo neanche più di venire, perché lui viene sulla... Io ho sempre paura che si senta male, cioè suda, diventa... così, come se fosse, come non so, pazzo, desfitto, sì, possessato dal demonio, e poi fa, io vado, così, non ce la fa, ma non legge neanche mezz'ora, l'ultima volta che è venuto, che tempo che fa, ma sarà 2 anni fa, quando c'era il mio 2, è andato via, non mi ha neanche salutato. Beh, ma c'era il mio 2? È andato via. Poi c'era Messner. Eh sì, ma c'era anche io. Volevo dire, no, è così, perché sì, è come, non so. Il cervello di Papa, non so, ho il 10% dell'intelligenza che non è già di suo spropositato. No, ma poi perché succede questo? Che, vabbè, forse qua tutti lo conoscono, ma Beppe è abituato a vivere praticamente isolato, perché a Torino, non vivi a Torino, ma vivi a Castagneto un po', una casa abbastanza, non dico isolata, ma comunque super ricco. E a Roma, a Torrita Tiberina, di nuovo in un posto invece di isolatissimo. Monti Sabini, Ratto delle Sabine. Esatto. E quindi magari noi lavoriamo in realtà per telefono e lì
magari lo chiamo e dice no scusa un attimo, oppure non mi risponde, dico ma non mi rispondeva, e sì, perché c'era un cinghiale che ho dovuto un attimo. Vicini più vicini sono una coppia di cinghiale. C'era un'istrice che è grossa, un'istrice gigantesca, ho dovuto sparare un attimo che c'era un lupo, che sono delle cose che tu mangi, no? E invece, sai quando tu vai in autostrada, vedi, no, queste montagne, queste colline, vedi una casa isolata e dici ma chi è quel picciu che ha il... Lui. Esattamente lui, in realtà è così. E quindi quando viene, poi c'è la trasumanza, no? Arriva in città, è una specie di selvaggio che tra l'altro si contagia facilmente, perché non avendo mai a che fare con gli umani. Mi ammalo subito, entro in un supermercato e esco con la broncopolmonite. Sì, e poi quando proprio non ce la fa, scusa se racconto questa cosa della tua privata, visto che lì è appunto una vita molto frenetica, una vita sociale pom-pom, quando vuole proprio rilassarsi va affitta delle baite a 6.000 metri dove c'è solo neve e non si può muovere se non con le peli di foca e poi magari dimentica, perde il telefono, tutti siamo convinti che sia morto, invece è andato a cercare il cane che l'ha perso, perché il gioco è o il cane perde lui o lui perde il cane, è sempre così. Vabbè. L'ultima volta ho fatto un filmato vicino a una stradina spiegando come cadono, cioè che è caduta qui, passata di qua, e poi lo mando ai figli e ho detto, papà dove sei? Cosa è successo? Dici quando torno. Comunque, tornando alla televisione, tu dici una cosa che fa molto ridere, perché ci sono dei momenti che fanno veramente ridere, oltre invece dei momenti veramente splatter, di grande violenza e potenza. E dice, comandante non capisco, dentro la TV ci stava tutta gente normale ed è Leo stavolta, alza entrambe le sopracciglia, il che capita di rado. Maresciallo Colella là dentro non sono normali. I cretini che si sposano per gioco non sono normali. Io me ne fotto se uno si sposa per una notte, se si fa inculare in pubblico o se ci sono donne che si esibiscono suonando una trombetta con la vagina. Perché purché uno ci veda uno scopo, uno, anche nella minchia, diventare ricchi o famosi mi sta bene, e il fatto che non si accorgano di essere solo dei coglioni che mi preoccupa, perché questo li rende pericolosi con ella. Suonare la trombetta con la vagina non è facile. Là, l'ha detto lei, suonare la trombetta con la vagina. Da dove la prendi l'aria? Perché ha fatto una roba così in televisione a canale 5. Non aspetto il telefono. Va bene. Quindi parte questo inferno e non si ferma più. E tu la chiami a un certo punto la notte del pesci gatto. Perché? Ci sono un mucchio di similitudini nel romanzo che hanno a che fare con gli animali, perché si vede che il mio riferimento è quello. I pesci gatto hanno una caratteristica, sono molto inquinanti, nel senso che in un piccolo stagno, se il fiume è aperto no, ma in un piccolo stagno, se ci sono dei pesci gatto, cominciano a mangiare i cuccioli, gli avanotti di tutte le altre specie, così che le altre specie finiscono, restano solo i pesci gatto, continuano a mangiare i propri avanotti e scompaiono. Ed è un modo di autodistruggersi. In qualche modo nelle metropoli, nelle grandi città, un pochino stiamo andando vagamente in questa direzione, ma insomma era un esempio che non mi ricordo più esattamente che cosa era riferito. Comunque è questa autodistruzione, ecco, forse la parola che è più importante è che stiamo... Ma perché vi è venuto di raccontare una cosa così difficile, anche così truce? Prego, io mando leggera. Ma perché, allora, intanto secondo me questo è molto legato anche alla scelta della città e dell'ambientazione, perché Milano, abbiamo scelto Milano perché l'Italia è diciamo la città più sviluppata, quella che nel futuro, perché questo romanzo è ambientato tra 15 anni. La modernità, sì, quella modernità. Ciò che noi siamo partiti dall'idea che l'uomo non sta più tanto bene, e lo si può vedere dai giornali, dalle notizie che abbiamo, dai delitti di impeto che aumentano, appunto delitti che sono soltanto motivati dal fatto che siamo stressati, viviamo una vita frenetica che non è più
che non è una vita che appunto ci aiuta, e nelle città soprattutto c'è nelle città si vive a contatto con altre persone, le persone saranno sempre di più, e proprio questa vicinanza e questa vita frenetica porta le persone a, nel nostro romanzo, a dare di matto. In questa notte tutti gli ingredienti sono proprio calibrati in maniera perfetta, per cui le persone finalmente dicono no, adesso io basta, adesso se io voglio di andare a casa del vicino, perché così non legge quel pezzetto che parla della follia del teatro, che si sembra che c'è anche uno. Sì, è vero. Sì. Allora. Ok. Allora, vabbè, forse. Allora. Pare che la città sia attraversata da una ventata di follia. L'epicentro è Corso Medrano, ma da lì si è propagata un'onda di violenza che scorre nelle strade e non solo. Adesso, nel cuore della notte, tutto si mescola. Ma è soprattutto dentro, nelle case, nei palazzi, che tutti gli esseri nascosti, dormienti, quelli che per istinto occultano agli altri quello che sono veramente, si svegliano, prendono coraggio e fanno quel che da tempo hanno voglia di fare. Questa è la sera in cui, se ti viene la voglia di spaccare la testa di vicino mestolate, non ti sentirai sola, non ti sentirai diversa. Questa notte ti sentirai in compagnia, perché adesso senti, adesso lo sai, che vicino a te, al piano di sopra o nella via accanto, c'è qualcun altro come te, che sta pensando di uccidere il marito o la moglie nel sonno, o di pestare a martellate il cugino. La senti l'energia accanto a te di questa Milano che si carica, che brulica e che è felice. E questo è, diciamo, sì, questo pezzo appunto di libro, dice questa pagina, spiega proprio la concezione che ci ha portato a dire sì, questa notte a Milano è una notte speciale, perché la gente appunto decide che lascia i freni e vada come vada. Ma perché è proprio Milano, potrebbe anche essere Torino, no? No, è Milano, mi parlo di più. Beh sì. No. Perché abbiamo pensato, Milano è sicuramente adesso la città più moderna e più volta in Italia, più volta verso alla metropoli, più essere la metropoli, quindi ad essere un centro anche molto variegato di culture, perché poi nel romanzo si vedranno, ci sono anche molte molti gruppi, etnie, sì, quindi Milano si prestava proprio perfettamente a questa visione, poi soprattutto l'abbiamo ambientato tra 15 anni, quindi abbiamo immaginato che Milano tra 15 anni sarà sicuramente molto più grande, tanto come anche scritto mi sembra, esattamente, sì. Come sarà Milano fra 15 anni, più grande certamente e più cattiva, e quindi questo è stato il perché della scelta di Milano. Comunque sulla questione proprio della follia che dilaga, c'è una bella metafora. Loro scrivono: sollecitato dai folli più puri, il tessuto metropolitano si sfonda, nello stesso modo in cui si sfondano le sedute delle sedie di paglia. Un filo che si rompe non mette in pericolo la stabilità della sedia, ma obbliga i fili che gli sono accanto a uno sforzo maggiore per resistere. E se i fili si spezzano, cominciano a essere troppi anche quelli a loro vicini, e che magari avrebbero ancora la fibra per resistere.